Ciao a tutti da Il Bastardo Outlaw Picker per la Honky Tonk School Ukulele Academy. Oggi vedremo in questa lezione l'accordo di Fa maggiore in alcune posizioni sulla tastiera. Cosa utile perché, come avrete visto, magari con certi ukulele non è così semplice perché hanno 12 tasti o hanno la tastiera proprio un po' piccola e non si riesce ad andare a suonare in posizioni più alte, no? Ma vedrete che si riesce ad arrivare a suonare anche molto vicino al corpo dello strumento. Allora, vediamo l'accordo di Fa maggiore. Prima posizione, quella che si usa di più, è questa qua. Indice, primo tasto, seconda corda, medio, secondo tasto, quarta corda. Come vedete dal particolare, è un accordo che mi auguro conosciate tutti, e che in questo momento guardiate questo video giusto per avere una conferma di come si fa. L'accordo di Fa maggiore, progredendo sulla tastiera, si può fare in altre posizioni. Un'altra posizione è quella che ci riporta alla diteggiatura del Re, del Mi che abbiamo appena visto, e spostandoci avanti di un tasto il Fa. Quindi l'accordo di Fa, indice, terzo tasto, prima corda, dopodiché mignolo, anulare e medio al quinto tasto sulla seconda, terza e quarta corda rispettivamente, e andiamo a eseguire un accordo di Fa maggiore che può tornarci molto utile in queste situazioni, in situazioni particolari, intendo, in queste posizioni. Andiamo a vedere la famosa chord inversion, esattamente identica a quella che facevamo sul Mi della lezione prima, ma il barré andrà questa volta sul quinto tasto e il mignolo, che va usato, ricordiamocelo, il mignolo va usato, abbiamo quattro dita e usiamole per suonare, perché è contemplato l'utilizzo del mignolo nel suonare quasi qualsiasi tipo di strumento. Il mignolo sull'ottavo tasto. Ricapitoliamo, prima, seconda, inversion, si può andare a fare in una nuova posizione ripresa da quella del Mi di prima, che è questa qua, anche qua, mezzo tono più avanti. Indice, medio, anulare. E abbiamo un Fa molto più alto rispetto a questo. Simile a questo qua in sonorità, però un po' più chiaro, un po' più alto. Ok? Un po' più acuto. Benissimo. Queste sono quattro posizioni per vedere l'accordo di Fa. Vi rimando alla prossima lezione, vi saluto e vi invito a collegarvi al mio sito www.elbastardooutlawpicker.com, andare su iTunes a ascoltarvi i miei dischi o magari anche a comprarveli, perché come dico sempre è sempre meglio supportare gli artisti indipendenti possibilmente prima della loro morte. E vi invito a iscrivervi al canale Honky Tonk, dove vedrete, oltre ai video della Ukulele Academy che state guardando in questo momento, anche un sacco di altre cose interessanti. Ciao a tutti e alla prossima!